è Bruna Tadolini, professoressa di biologia molecolare e biochimica presso l'Università di Bologna e di Sassari. Ricercatrice in Italia e all'estero, autrice e coautrice di 76 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, direttrice di una scuola di specializzazione e coordinatrice di dottorati di ricerca. Da sempre impegnata nella divulgazione scientifica, ha tenuto conferenze su temi inerenti alla biologia e in particolare l'evoluzione. Autrice del libro L'evoluzione al femminile, il contributo delle femmine all'evoluzione dell'Homo sapiens. Ed è questo il titolo del suo intervento. Un applauso. Si sente? Con una bella S bolognese. Buonasera. Prima di tutto anch'io volevo ringraziare l'organizzazione che ha fatto un lavoro fantastico. Come avrete capito tutti quanti, noi siamo qui per cercare di divulgare un po' di scienza. La scienza in migliaia di anni ha, anzi nei pochi centinaia di anni in cui ha cominciato a esplicitarsi, ha cambiato la nostra società. E speriamo che ancora di più le conoscenze della scienza ci permettano di fare un mondo migliore. Il titolo della mia presentazione, come avete visto, è L'evoluzione al femminile. Vediamo se riesco. Ok. Queste immagini vi dicono qual è la condizione femminile nella maggior parte delle società umane. E ha delle radici questa situazione, delle radici antiche. E si pensava che la donna fosse una specie di sottoprodotto umano e che la donna fosse la causa di tutti i mali. Questi sono, non certo, persone da poco. Quindi è chiaro che con una cultura di questo tipo, la società che rappresentava allora e che è venuta dopo, non poteva che avere una considerazione della donna come un essere inferiore. Si è sempre detto dalle mie parti che dove c'è il fumo c'è dell'arrosto. Quindi questo pensiero effettivamente corrisponde in un qualche modo a una realtà? Effettivamente il sesso femminile è una cosa inferiore oppure sono tutte chiacchiere? Ormai sono anni e anni e anni che si discute e ciascuno ha la propria opinione. Ma le opinioni sono fatti soggettivi. Io ho esattamente ragione come te, perché in realtà nessuno dei due ha dei dati oggettivi per sostenere la propria ragione. L'unico che può sostenere le ragioni è la scienza. La scienza è basata su dati oggettivi. Quindi quello che io ho cercato di fare è di usare la scienza per vedere se effettivamente quello era vero oppure no. Facendo cosa? Noi siamo una specie vivente e come tutte le specie viventi siamo il risultato finale di un lunghissimo processo evolutivo. Questo processo evolutivo, come tutti ben sanno, è un processo in cui si dice che gli organismi oggi presenti sono quelli che hanno avuto degli antenati più robusti, più forti, si seleziona quello più adatto all'ambiente. In realtà questo non è vero, perché se io seleziono un individuo più adatto all'ambiente e quello mi muore senza essersi riprodotto, non ci sarà evoluzione. Quello che conta è avere sì gli individui più adatti all'ambiente, ma essi si devono riprodurre. Quindi in realtà l'evoluzione ha selezionato cambiamenti evolutivi che consentivano la riproduzione degli individui. Noi apparteniamo a una specie in cui esistono organismi maschili e organismi femminili. Quindi noi ci possiamo porre il problema di dire, benissimo, noi siamo qui, siamo un prodotto evolutivo efficiente. A chi dobbiamo i meriti per essere arrivati fin qui? Ci sono stati dei cambiamenti sia strutturali che comportamentali. Chi dobbiamo ringraziare? I maschi o dobbiamo ringraziare le femmine per aver avuto questi cambiamenti riproduttivi che ci hanno consentito di arrivare fin qua? Cosa siamo? Cerchiamo di analizzare.
Siamo organismi pluricellulari, amnioti, mammiferi, placentati, caratterizzati da avere un'alta socialità e delle capacità cognitive. Siamo pluricellulari. Perché siamo pluricellulari? Siamo pluricellulari perché l'organismo che si forma è in grado di formarsi grazie al contributo dato dai gameti. Ci sono i due gameti che si uniscono, formano lo zigote, e questo riesce a produrre un nuovo individuo. Ma il maschio contribuisce soltanto con il proprio DNA, nello spermatozoo c'è DNA e basta. La femmina contribuisce col proprio patrimonio genetico e con tutto nuovo, che risulta un enorme spreco di energie perché deve contenere tutto il materiale che consentirà all'embrione di svilupparsi e produrre quindi l'organismo funzionale. Quindi sicuramente dobbiamo ringraziare le femmine per essere degli organismi pluricellulari. A un certo momento i nostri antenati vertebrati guadagnarono le terre emerse. Per poter salire sulle terre emerse dovettero inventare un nuovo uovo, perché l'uovo dei pesci trasportato sulla terraferma si sarebbe seccato e quindi non ci sarebbe stata riproduzione. Furono le femmine che inventarono l'uovo amniotico, cioè un uovo in cui l'embrione, che è quella specie di vermino rosa, si trova all'interno di una vescichetta di liquido, una specie di piscinetta personale, che consente a questo uovo di non seccarsi e all'embrione appunto di non seccarsi. Quindi sicuramente noi siamo amnioti grazie alle femmine. Questo trasformazione, questa specializzazione di uova e spermatozoi costituiti in questo modo, quando gli animali hanno acquistato le terre emerse, ha determinato dei cambiamenti anche di comportamento. Tanto per cominciare, la fecondazione doveva essere interna e l'uovo deposto dalle femmine doveva essere in un qualche modo curato, perché abbandonato a se stesso e sarebbe stato mangiato. Quindi questo ha determinato dei cambiamenti fra i maschi e le femmine di comportamento. I maschi tramandano il proprio DNA quanto più si accoppiano. Quindi essenzialmente il tramandare il DNA da parte dei maschi dipende dall'accoppiamento. Per le femmine invece non dipende solo dall'accoppiamento, perché le femmine, per poter tramandare il proprio DNA, si devono prendere anche cura dell'uovo. Quindi una grande parte riguarda la riproduzione, ma le femmine si devono anche prendere cura della prole. Questo non è che il prendersi cura sia un'entità astratta. Il prendersi cura vuol dire avere dei circuiti nervosi che danno dei comportamenti che determinano appunto quel comportamento. Quindi rispetto ai pesci ci fu un cambiamento nella struttura del cervello e questo determinò lo sviluppo di certe aree che danno dei comportamenti istintivi, che sono appunto quelli della sopravvivenza primaria e della riproduzione. Ma la vita è dura, l'ambiente è cambiato molto, da un ambiente molto accogliente, caldo, umido del carbonifero si è passati nelle ere successive a condizioni ambientali molto più difficili, che rendevano molto difficile per quel famoso uovo riuscire a sopravvivere. Gli uccelli, i rettili, avevano risolto facendo un guscio che impediva l'evaporazione. Gli antenati dei mammiferi non fecero questa scelta e inventarono varie tecniche, fra cui quella di tenere bagnato l'uovo con delle ghiandole corporee, che è ancora quello che fanno gli ornitorinchi e le echidne, per appunto tenerli bagnati in modo che non si disseccasse. A un certo momento queste ghiandole umettanti si trasformarono in ghiandole che secernevano il latte, e questo ha prodotto i mammiferi. Quindi direi che ancora una volta sono le femmine quelle che hanno determinato l'avanzamento evolutivo. Sempre ambiente sempre più difficile, sempre più dura la vita, per cui sempre per favorire la sopravvivenza della prole, che vuol dire tramandare il proprio DNA, è stata inventata la placenta. La placenta in realtà è un annesso dell'embrione, ma richiede per poter funzionare degli adattamenti enormi da parte della femmina, che si ritrova a nutrire un estraneo, perché
il feto ha soltanto il 50% del DNA della femmina, quindi sarebbe rigettabile. Quindi ci furono degli enormi cambiamenti nel corpo femminile per poter avere i placentati. E quindi ancora una volta sono state le femmine. Questo ha ulteriormente complicato e differenziato i comportamenti fra i maschi e le femmine. Le loro strategie riproduttive sono molto cambiate. Perché? Perché a forza di tenere all'interno dell'utero l'embrione per mesi, a forza di nutrirlo con latte, le femmine si sono ritrovate a sprecare, si fa per dire, a dedicare tutta la loro vita per produrre poche uova. Il numero delle uova prodotte dalle femmine è enormemente inferiore rispetto al numero degli spermatozoi prodotti dai maschi. I maschi dei mammiferi producono spermatozoi come i maschi dei pesci. Le femmine dei mammiferi producono un numero di uova enormemente inferiore a quelle che fanno i pesci. Questo, secondo le leggi di mercato, crea delle complicazioni. I maschi, che hanno moltissimi spermatozoi e si ritrovano invece a doversi recuperare le poche uova, dovranno competere fra di loro. Le femmine, che hanno pochissime uova, non possono affidare il loro futuro evolutivo, il loro DNA ad accoppiarsi, perché le uova sono sempre quelle. Quindi, se vogliono tramandare il proprio DNA, devono investire ancora di più sulla cura della prole. Quindi, la riproduzione, ma le femmine sono poco interessate alla riproduzione, ma dedicano molto più tempo alla cura della prole. C'era tempo fa in internet una bellissima vignetta in cui si vedeva il cervello maschile e quello femminile, in cui all'interno, al centro del cervello maschile, c'era scritto sesso, 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 sesso. In quello femminile mal di testa, mal di testa, mal di testa. Beh, questo un po' spiega questa cosa. È cura della prole. Cura della prole è quindi una formazione di un legame fra la madre e il figlio, e che è un comportamento altruistico, perché l'evoluzione ci dice che si combatte per la propria sopravvivenza, vive il più forte. In questo caso un individuo si sacrifica enormemente per un altro individuo, quindi deve avere dei circuiti nervosi dell'altruismo estremamente potenti. Circuiti nuovi che devono spingere al sacrificio, e il sacrificio lo si fa solo per se stessi, quindi dei sentimenti che fanno sentire i figli come pezze core, cioè un pezzo di te stessa per i quali tu ti sacrifichi. Questo ovviamente ha richiesto un'ulteriore evoluzione del cervello, perché questi circuiti nervosi sono fatti di cellule che devono comparire, quindi è comparso questo cervello cosiddetto paleomammaliano, che è il cervello dell'emotività, quello, diciamo un po' grossolanamente, dei sentimenti. Quindi fisicamente ci siamo qua, mammiferi, amnioti, placentati e tutto quanto. Siamo anche una specie molto sociale con delle enormi capacità cognitive. La socialità, noi siamo abituati a pensare alla socialità come una struttura, una cosa astratta, noi siamo una specie sociale, parliamo di socialità. In realtà la socialità è uno strumento della strategia riproduttiva di una specie. La socialità non è filosofia, è biologia. La socialità è il processo per cui, inventando dei circuiti nervosi che determinano la cooperazione, grazie alla cooperazione si sopravvive di più, grazie alla sopravvivenza ci si riproduce di più e la specie ha successo. Chi sono soprattutto le specie sociali? Sono quelle in cui l'individuo da solo non ce la può fare. Quindi noi, ai nostri antenati, senza corna, si fa per dire, senza denti, senza unghie, che uno corre piano, un disastro. Quindi si è dovuta evolvere la socialità per sopravvivere. Socialità che, man mano che le situazioni diventavano più difficili, doveva allargarsi, perché era necessario il contributo di molti individui per far cosa? Sempre per far sopravvivere quei figli. Perché è questo che fa una specie, fa sopravvivere la propria prole. Quindi da una socialità limitata madre-figlio a una socialità allargata, all'inizio era soprattutto fra femmine, poi col coinvolgimento di maschi, in gruppi sempre più ampi. Chi
quali strategie riproduttive per organizzare una società? Difficilmente la strategia riproduttiva è quella di maschi, che abbiamo detto è una strategia competitiva. I maschi tendono a combattere per le femmine, tenere insieme tanti individui in cui si compete difficilmente si coopera. Infatti la società, la struttura della strategia riproduttiva maschile è proprio quella, per il discorso che si faceva, di essere competitiva. Quindi si cerca fra i maschi di competere per recuperare il famoso maschio alfa, che sarà quello poi che si becca tutte le femmine. La strategia riproduttiva femminile invece è quella dell'affetto, dell'interazione, della cooperazione, non dell'antagonismo ma dell'agonismo, aiutare i piccoli a crescere, a fornire loro informazioni. Quindi è la strategia tipica di piccoli gruppi che si danno una mano, è la strategia cosiddetta collaborativa a rete, che è la strategia riproduttiva femminile. Quindi molto più probabilmente è questa quella che è stata la base per l'evoluzione della socialità. A conferma, i circuiti nervosi che coinvolgono, deputati alla socialità, utilizzano gli stessi neurotrasmettitori o ormoni tipo l'ossitocina e la vasopressina. Quindi sono gli stessi del legame affettivo madre-figlio. Anche per questo, quindi, è stato necessario sviluppare cervelli sempre più ampi per poter interagire, fare i circuiti che permettevano di far collaborare fra di loro tanti individui. Ad esempio, la semplice fiducia per noi è una cosa normale. Uno scimpanzé, una femmina scimpanzé non cede il proprio piccolo a nessun'altra femmina per i primi 6 mesi, perché vuol dire abbandonare il proprio futuro genetico. Noi normalmente, anzi, averne di persone a cui abbandonare il figlio. Quindi proprio richiede circuiti nervosi diversi. Quindi la socialità, anche questo, è un prodotto femminile, della strategia riproduttiva femminile. Le capacità cognitive. Cosa sono le capacità cognitive? Detta in una parola, l'intelligenza, molto semplicemente. Una volta si diceva l'intelligenza è il prodotto di un percorso per cui l'uomo, alzatosi finalmente sulle arti posteriori, avendo a disposizione le mani, ha potuto usare degli utensili e quindi è diventato intelligente. Questa era la proposta. Ma a cosa serve l'intelligenza? A cosa serve? In realtà anche l'intelligenza è uno strumento riproduttivo, perché serve l'intelligenza per far sopravvivere sempre quella prole. In che modo far sopravvivere quella prole in una società sociale? In una società sociale si cerca di fare in modo che tutti collaborino. Infatti le altre specie più intelligenti sono specie sociali. I più intelligenti si pensava fossero i nostri parenti più vicini, gli scimpanzé. In realtà i più prossimi all'intelligenza a noi sono i corvidi. Sono tante specie di corvidi che sono in grado di avere dei comportamenti tipo la teoria della mente, che è un livello estremamente alto di intelligenza. Quindi, quanto abbiamo detto, la società fa l'intelligenza. Perché? Perché per interagire tanti insieme bisogna avere dei circuiti nervosi molto complessi. Si è visto appunto come le dimensioni della neocorteccia aumentano all'aumentare delle dimensioni del gruppo sociale. Ma non il gruppo sociale così, a caso, perché i bisonti avevano dei gruppi sociali molto grandi, ma particolarmente intelligenti non erano. Per quale motivo? Perché in realtà la struttura sociale, se così si può dire, di questi animali è una struttura verticistica. Il maschio alfa si fa tutte le femmine che trova. Ed è questa struttura, è una struttura competitiva. Nelle strutture competitive non conta l'intelligenza. Quello che ha più forza comanda. Okay? Quindi non serve intelligenza. Invece in specie in cui c'è un subfrazionamento in gruppi, le interazioni richiedono una grande intelligenza, perché ci saranno i comportamenti nelle relazioni fra il gruppo, nei comportamenti fra i gruppi, nei comportamenti all'interno dei gruppi, se eventualmente ci fosse una gerarchia fra chi è sotto e chi è sopra, fra chi è sopra e chi è sotto. Quindi in realtà quanto più il gruppo è subfrazionato, tanto più è di dimensioni maggiori la neocorteccia.
corteccia. E questo, guarda caso, è compatibile con la strategia collaborativa a rete della strategia riproduttiva femminile. E quindi siamo qua. A questo punto direi che essenzialmente, sono andata la settimana scorsa a raccontarlo in un carcere maschile, a questo punto non sapevo più cosa dire. È stato un po' imbarazzante, non me l'avevano detto che era maschile. Quindi l'evoluzione ci ha portato all'uomo sapiens, l'uomo sapiens dei 200.000 anni fa, che è rimasto più o meno uguale fino a 10.000 anni fa. Quindi lo possiamo descrivere i comportamenti di quello che era quel nostro antenato guardando quelli che oggigiorno corrispondono a quel tipo di vita, i cacciatori e raccoglitori nomadi. Cosa caratterizza la società dei cacciatori e raccoglitori nomadi? Essenzialmente tre cose: il ritorno immediato, il valore relazionale e il multilocalismo. Cosa significa? Ritorno immediato significa che questi non hanno il frigorifero. Non hanno il frigorifero vuol dire che se ammazzano una grande preda non la possono conservare, quindi la regalano. Regalandolo acquisiscono meriti e questo è il valore di una persona. Una persona è tanto più amata quanto più è stato generoso e quanto più è stato generoso tanto più potrà contare sull'aiuto degli altri. Quindi è una società in cui le persone valgono per la loro disponibilità verso gli altri. Valore relazionale è appunto questo, valgono in funzione delle relazioni positive che riescono ad avere. Dato che una persona vale per sé, può andare dovunque, se è una brava persona sarà cittadino in ogni tribù e quindi questo consentiva lo spostamento degli individui da una tribù all'altra. Ecco qua uno di questi signori. In queste popolazioni i rapporti fra i sessi sono dei rapporti abbastanza egalitari, anche perché all'incirca le femmine si procacciano addirittura più del 50% del cibo. I maschi vanno a caccia, la caccia si sa, ogni tanto si prende, oggi col fucile, allora forse ancora meno. Le femmine invece raccogliendo possono raccogliere il cibo che è più sicuro e quindi tendenzialmente le femmine sono sicuramente indipendenti volendo economicamente dai maschi, quindi economicamente, valorialmente paritarie. E in questo modo in tante società ci sono situazioni di tipo sessuale molto miste, ci sono in alcune delle monogamie, in altre delle poligamie, in alcune conta non tanto il maschio quanto lo zio per la cura, diciamo molto varie. Allora, abbiamo detto che, anzi non ve l'ho detto, che le strutture sociali degli animali dipendono dall'ambiente, in particolare dipendono dall'alimentazione. E quindi se cambia l'ambiente è abbastanza comprensibile che cambi anche la struttura sociale. Questi erano i nostri antenati fino a 10.000 anni fa, questo è quello che è successo dopo. Quindi è cambiato l'ambiente, incidentalmente l'abbiamo cambiato noi, ma l'ambiente è cambiato. Quindi biologicamente è ovvio che sia cambiata in un qualche modo la strategia riproduttiva, perché così è, ogni ambiente ha le sue strategie riproduttive. Cos'è cambiato? È stata inventata l'agricoltura, il che vuol dire che sono stati inventati alimenti conservabili. Non solo conservabili, ma anche alimenti che richiedano, per essere utilizzati, di essere coltivati. Io semino il grano, lo raccolgo fra 4, 5, 6 mesi. I valori di questo tipo di società sono il ritorno differito, proprio perché io posso mantenere ciò che ho prodotto e mi costa lavoro, il valore materiale e la stanzialità. Ritorno differito, come dicevo, appunto, mi costa. Ci ho lavorato, per quale motivo te lo devo regalare? Assolutamente no. Questo, fra l'altro, ha determinato dei grandi cambiamenti nelle società, perché se all'inizio delle società erano le femmine che in un qualche modo vicino all'accampamento mettevano i semi e raccoglievano, con l'invenzione dell'aratura e poi di tutti dei processi che richiedono molta forza, praticamente l'agricoltura è passata
ai maschi, il che vuol dire che da questo punto in poi le femmine non hanno più potere economico. I maschi procurano la carne, i maschi procurano la verdura, le femmine non procurano niente. Economicamente dipendono e chiunque dipenda, dipende, non è libero. Valore, questo ha determinato anche degli squilibri all'interno della famiglia, perché il valore materiale, cosa fa valere un individuo? Ciò che possiede a questo punto. Io possiedo e valgo, tu non possiedi, non vali niente. Le femmine non possedevano, non valevano più niente. All'interno della stessa famiglia il primogenito possedeva, gli altri no. Quindi già delle intenzioni all'interno della famiglia, il famoso piatto di lenticchie, se qualcuno ricorda, ma anche nell'ambito dei gruppi questo è cambiato, perché ci saranno quelli che possiedono e quelli che sono sottoposti, i padroni e i, diciamo, i lavoratori. La stanzialità ha fatto sì che ci sia il legame con la terra. Io possiedo la terra, quelli che vengono, perché vengono, possono venire a lavorare, ma possono venire anche a rubare. Io sono ricco, quindi un attaccamento alla terra con i cambiamenti, non c'è più quella multilocalismo che esisteva invece nelle società precedenti. Questo ha creato una struttura molto complessa, perché grazie all'agricoltura io produco più cibo, che mi permette di allevare più individui, che potranno dissodare più terra, che mi produrrà più cibo, che mi produrrà più individui, che dissoderanno più terra, che mi daranno più cibo e così via, in una sorta di bulimia. Finché ho terra da allargarmi, mi allargo, però andando già a competere con i vicini. A un certo momento non ce n'è più, andrò a combattere con i vicini. E siamo passati quindi da una società di cacciatori e raccoglitori nomadi con scarse saltuarie disponibilità di cibo, con l'agricoltura, a coltivatori stanziali che hanno una grande disponibilità di cibo. Questo, come vi ho detto, è sempre stata l'alimentazione, ed è ancora oggi in biologia è l'alimentazione che decide la struttura riproduttiva di una specie. Le specie normalmente che hanno una scarsa e saltuaria disponibilità di cibo hanno degli alti costi di produzione degli individui. Quindi gli individui valgono molto e quindi valgono molto anche le femmine che li producono. E questo è il modello femminile. Invece le specie animali che hanno grandi disponibilità di cibo, i costi di produzione sono bassissimi. Un individuo, basta che sia partorito, sarà già lui a mangiare, ce n'è per tutti. Gli individui, quindi, ce ne sono tanti, valgono veramente poco e le femmine che li producono hanno perso di valore. Questa è la strategia riproduttiva maschile. Quindi i vecchi cacciatori e raccoglitori nomadi usavano la strategia riproduttiva femminile a rete, che era collaborativa ed inclusiva. Quelli stanziali usano, cioè noi oggi, la strategia riproduttiva maschile, che è una società verticistica, competitiva ed esclusiva. La pastorizia, cominciano a comparire il lotte. L'agricoltura, vedete, proprio fisicamente si vede come la società diventi sempre più verticistica, con la bulimia che va a mangiare man mano i territori altrui, per cui si passa dai comuni alle signorie, ai principati, ai regni, agli imperi, sempre più ampi, è l'accaparramento maschile, solito più cibo, più individui, più terra, più cibo, più individui, più terra. Ma la terra finisce. E con lei direi anche noi. Quindi da qui a qui chi ci ha portato? La strategia riproduttiva femminile che ci ha fatti umani. Da qui a qui ci ha portato la strategia riproduttiva maschile che, da quando si vede in giro, sta cercando di trasformarci di nuovo in disumani. Quindi direi che la scienza ci ha spiegato cosa succede e vorrei che questo discorso di scienza fosse un discorso, come si diceva, la scienza
cambia la cultura. La scienza dovrebbe aiutarci a capire e a cambiare la cultura che abbiamo, andando alle origini del problema, quindi tornando a quei valori di umanità che erano nella società cooperativa, altruistica, eccetera, eccetera. Se volete approfondire, questo è il libro che ho scritto, che si trova in internet. Ok, grazie. Ci sono domande? Sono qua. Io lo spero, però. Allora, ha chiesto se penso che ci possa essere un'inversione. Devo dire che io sono una, a questo ottimista in generale, a questo riguardo pessimista. Perché prima di tutto bisogna fermare l'onda, quindi il controllo delle nascite. Fermiamo l'onda. Però si vede come di fronte a situazioni come quelle che vediamo, in realtà l'ordine di scuderia è sempre lo stesso. No aborto, no tutto, no preservativi, siamo noi con gli altri che ci invadono, quindi dobbiamo produrre più figli. Cioè, se uno non capisce il problema, lavora sul contingente e sembra di mettere delle pezzoline calde su un arto in cancrena. In più anche l'ambiente, la plastica, c'è tanto piacere. In realtà in biologia si dice che non è la specie che fa gli individui, sono gli individui che fanno la specie. Quindi se noi vogliamo fermare questo, non dobbiamo dire solo le multinazionali di questo, di quello, di quell'altro. Vuol dire che non avremo più la temperatura in camera e a casa di 20 gradi, ma ci accontenteremo di 15. E la macchina con l'aria condizionata ce la scordiamo. Cioè, sono sacrifici che dobbiamo fare tutti, ma devono essere chiari il perché e il per come. E direi che sono dei discorsi assolutamente inaccettabili dalla maggior parte delle persone. Rispetto a quelle che sono le tendenze sociali e culturali, non stiamo assistendo adesso all'imitazione da parte della donna del modello maschile, cioè la donna aggressiva, la donna che occupa in qualche modo un ruolo che tipico. Attento. Aspetti, però questo sta succedendo anche viceversa, cioè d'altra parte l'uomo forse... Si dice non c'è più l'uomo di una volta, cioè allora, a detta delle stesse donne, gli uomini cosiddetti forti, vivi e competitivi non ci sono più e sempre più gli uomini si dedicano non a caso alla prole e assumono comportamenti che un tempo erano femminili. Allora la domanda è, questo cambiamento sta portando a un miglioramento generale della società nel senso globale, non parlo, oppure in realtà... Tutta la società evolve verso quel modello che è quello della competitività. Allora, noi ormai sono 10.000 anni che abbiamo questo modello, quindi è un modello chiaramente che noi abbiamo talmente inculcato nelle nostre teste che facciamo fatica a vedere qualcosa di fuori. Il discorso di dire le donne vogliono diventare o i maschi vogliono diventare, io... professore universitario, mi ritengo con le capacità esattamente come un maschio, non mi sembra di aver rubato niente a nessuno, cioè le donne possono fare esattamente quello che fanno i maschi. Tutta la storia evolutiva dell'umanità è stata far sì che le femmine potessero continuare a essere equiparabili ai maschi. Tutta l'evoluzione delle socialità è stata per appaltare i bambini ai nonni, alla fin fine. Se vogliamo dirci la verità, cioè condividere i figli erano parte di una comunità, in modo da poter far sì che le femmine potessero fare. Io mi ritengo e mi definisco come sesso femminile dell'uomo sapiens, mi spiace di dire donna, io sono un sesso femminile dell'uomo sapiens, faccio esattamente in grado di fare tantissime cose esattamente come un maschio, i maschi sono sesso femminile dell'homo sapiens, possiamo fare tantissime cose che tutti sappiamo fare, poi esistono invece le cose che possono fare solo i maschi e le cose che possono fare solo le femmine. I maschi hanno i testicoli e gli spermatozoi e qui noi non ce li abbiamo, le femmine hanno l'utero, hanno le mammelle, hanno le ovaie, fanno delle altre cose. Riproduttivamente
facciamo e possiamo fare cose diverse. Dal punto di vista sociale siamo attrezzati perfettamente per fare esattamente le stesse cose. Prego. Allora, non mi tiri il microfono. Ma da un punto di vista sociale, se abbiamo una parità totale in ogni campo, non rischiamo di perdere la bellezza della diversità che anche lei ha sottolineato? Faccio un esempio, cioè siamo diversi fisicamente, maschio e femmina, certo. E siamo diversi anche psicologicamente in parte. Ma certamente. Okay? Questo potrebbe portare a delle predisposizioni di genere per certi tipi di lavoro. Ma certamente. Ah, ok, allora siamo d'accordo su quello. Ma certo, la variabilità è fantastica, cioè la variabilità è la base. Obbligare ogni sistema produttivo ad avere, per esempio, le quote rosa o le quote azzurre, mettiamo. Quindi la parità di genere in ogni campo dello scibile umano non potrebbe essere controproducente. Per esempio, io vedo, per esempio, in genere quando c'è una politica donna, tendo a apprezzarla di più. Ho la mia idea personale che in politica sono migliori le donne, magari perché hanno una caratteristica principale. Non faccio gli esempi dove penso siano meglio i maschi, ma magari anche quelli. E lei non pensa che questa cosa, andando verso un genere parificato assoluto, potrebbe essere deleteria? No, ci mancherebbe altro. Io non sono la prima a dire che noi siamo diversi. Come siamo diversi fisicamente, siamo anche diversi psicologicamente. Il comportamento è di servizio a certe cose, quindi sicuramente i maschi fanno branco perché sono stati abituati ad andare a caccia, le femmine non fanno branco, le femmine fanno nuclei separati, fanno rete, cioè non è che con questo uno dica siamo tutti uguali, anzi è esattamente l'opposto di quella che è la funzione dei sessi e la loro, in questo caso in una società così complessa come la nostra, questa compartecipazione, ciascuno ci mette del proprio. Però le storie delle quote rosa, quello è un meccanismo di difesa, cioè si sta cercando di imporre una cosa per riuscire a ottenere qualcosa in un mondo che ti toglie. Io ricordo quando ero negli Stati Uniti che all'Università di Chicago tutti erano arrabbiati perché si presentavano nell'università fondamentale, si vantava di avere il più alto numero di studenti suicidi come fosse una cosa fantastica, c'era la quota degli neri, c'era la quota dei gialli, c'era la quota degli indiani, per cui poteva entrare un indiano che era meno qualificato di un bianco e quindi si cercava di porre con delle leggi quel meccanismo che consentiva a queste persone di salire su lo scalino in cui culturalmente o economicamente o quel che l'è era stato invece abbassato. Sono dei meccanismi, dei piccoli palliativi che non sono quelli in cui si spera di arrivare quando poi un discorso più vero, più biologico si potrà fare, perché molto di quello che noi stiamo facendo è una struttura culturale in risposta di un cambiamento ambientale. L'evoluzione ci ha dato l'intelligenza, che è il modo di adattarsi all'ambiente, e noi l'abbiamo utilizzato l'intelligenza per adattarci al modello biologico. Peccato che la nostra intelligenza sia talmente potente da non essere fermata dall'ambiente quando travarica e fa qualcosa di fatto male. E infatti stiamo un po' dilagando, però io sono la prima a dire che sesso femminile, non voglio essere un maschio, io vado bene così, poi ciascuno è libero di essere quello che vuole e la variabilità è bellezza. Poco curioso, persino i carcerati mi hanno fatto più domande, su de bravi. La terra che è al limite della sopportazione, ma il fatto che Greta, a parte la persona, le conseguenze, sia una ragazza, ha a che fare con quello che ci ha raccontato? Ma io sono una sono biologa, non sono psicologa, o che sono. Di sicuro le femmine forse sono più sensibili, appunto perché hanno meno competizione, più senso di altruismo, di accoglienza, di agonismo, forse sono quelle più sensibili, però dico una mia opinione, cioè ho cercato di dare dei dati oggettivi scientifici, qui la sparo come la spara chiunque, insomma, ecco. Siamo esauriti? Tutto a posto? Bene.
Vi ringrazio.